mamma te tu. Appunto, io già rido perché io mamma te tu, grande Mimmo Modugno che canta, mi fa venire in mente io Napoli e tu. E io Napoli e tu l'ha scritto Lello Arena. Buonasera. Signori, buonasera, grazie, grazie. Signore e signori, mamma fa, ma questo non è un libro, questa è una cosa pericolosa, pericolosa. Ho visto in redazione persone buttarsi per terra da ridere. Ridono, perché ridono delle disgrazie, perché in effetti, cioè quando ci sono descritte delle disgrazie della mia infanzia, no, che sono divertenti solo perché sono disgrazie che appartengono a me e non a loro, insomma. No, ridono perché sono contenti che sia capitato tutto a me e non a loro. Invece noi siamo tanto contenti che Lello Arena, meravigliosamente Lello Arena, sia in studio con noi. La devo dire questa, mi piace troppo. Regista, attore, autore per il cinema, il teatro e la televisione. Scrittore, capocomico, doppiatore, direttore di una scuola di recitazione, maestro elementare nel circo. È vero. Tu hai fatto il maestro elementare nel circo? Sì, perché io volevo fare il maestro elementare. Sono diplomato Lillo. Maestro elementare. E quando è capitato che poi ho finito il mio ciclo di studi, sì, e nessuno mi chiamava, e ho detto, scusate, sono andato nella circoscrizione, ho detto, scusate, ma io mi sono diplomato maestro, ma ora non lo faccio il maestro elementare. Dice, vabbè, voi perché c'avete i vizi, perché qua il lavoro ci sta e nessuno ce lo prende. Ho detto, ci sta un lavoro con maestra? Sì, nel circo, dovete viaggiare insieme al circo. Ho detto, datemelo subito, parto. È meraviglioso. E sono stato, questo. E c'erano i bambini ovviamente che dovevano studiare, c'avevano il carrozzone, c'avevamo il carrozzone della scuola, quindi la mattina venivano ed era molto pericoloso perché il primo giorno che sono arrivato c'era una bambina a testa in giù in un angolo con una sveglia davanti. Sì. Ho detto, bambina, su, avanti, che fai così? Su, andiamo. È arrivato subito il direttore del circo e ha detto, guarda che quell'esercizio là lo fa su una pertica che è alta 30 metri. Ecco, lo deve fare tutti i giorni, lascia stare, pensa a te, non pensare, ecco, agli altri. Ti hanno detto che erano i suoi compiti, esatto, quelli, che esatto, quelli fossero i suoi esatto compiti. Quindi ha fatto anche questo il meraviglioso dell'Arena, ma soprattutto ha fatto una cosa fondamentale. Ha deciso un giorno di fare l'attore, perché questo ha cambiato per tutti noi il modo proprio di considerare le cose, perché Lello Arena è un attore strepitosamente grande che scrive: Napoli è una turista della tua anima, cioè la tua città, tu la descrivi in questo libro splendido come non tu che vai a vedere Napoli, ma Napoli che entra a vedere te. Sì, è perché così. È una delle poche città del mondo che non si fa visitare, ma che ti visita. Quando tu arrivi ti costringe a fare un po' il punto della situazione, ti chiede chi sei, a che punto stai, se sei felice, di che cosa hai bisogno, e tutte queste cose creano un certo subbuglio, perché tu ti aspetti invece di andare in giro e di vedere le mille cose bellissime, invece ti accorgi che questa città ti provoca un tumulto. Mm-hmm. Allora, papà Ugo, il papà Ugo Arena, uomo che ha fatto la guerra, uomo che era innamorato di una ragazza, di una bionda, ragazza bionda. Una bella ragazza bionda lasciata a Napoli prima mm-hmm della partenza, e alla quale ha mandato durante la prigionia e durante la guerra i soldi che sarebbero serviti poi a sposarsi, certo, al suo ritorno. Se non che quando è tornato, come si dice proprio nella tradizione, cornuta e mazziata, la biondina molto piacevole si era messa con un'altra persona, sì, e si erano mangiati tutti i soldi che mio padre aveva. Ah, che bella cosa. Esatto, quando uno è fortunato, a proposito, cioè, certo, sono fortunato di figlio di padre fortunato. E siccome i profughi di guerra all'epoca avevano il diritto di prendere i posti statali che venivano riapresi, cominciava, c'era la ricostruzione, la ripresa, mio padre è andato a mettere in una cosa che serviva per il sorteggio, in una specie, la sua candidatura a questo mm-hmm posto nella manifattura tabacchi che assumeva i reduci, e è arrivata all'ultimo momento, ha messo questo bussolotto dentro l'urna, hanno girato, hanno chiamato Arena, ha detto no, non vale, l'ha messo per ultimo, quindi il coso si era, sì, incastrato, l'hanno tirato fuori, si rifà da capo, l'hanno rimesso dentro, l'hanno rimestato in tutti i posti, hanno ripigliato e è uscito un'altra volta Arena. Mio padre faceva dei gesti che magari, insomma, in questa sede sarà bene non ripetere, ma Thank you.
che erano, diciamo, dei gesti di soddisfazione contro questi suoi detrattori che l'avevano costretto a rimettere. E quindi è stato preso, certo, alla manifattura tabacchi, dove ha incontrato poi la quella mamma, che sarebbe stata mia mamma. E mia mamma gli ha fatto, gli piaceva molto questo signore che era arrivato dall'Abissinia, da Ambalaggi, da questi luoghi strani e stravaganti, e gli ha detto molto semplicemente: sentite, se vi dovesse piacere una ragazza che non si mangia i soldi di nessuno, che invece di essere bionda è bruna e che magari vi può fare un po' di compagnia, allora io sto qua. Quindi le notizie volavano, insomma, si sapeva. Si sapeva tutto. La notizia si sapeva. Allora, viene da questa famiglia bellissima, lei Lorena. È una famiglia bella, che cosa fa? Fa di tutto per il proprio bambino, soprattutto se vostro figlio di notte vi dice, scusatemi, se vostro figlio, cerco di dirla bene, se vostro figlio di notte vi sveglia perché dice: papà, papà, mi fa male una caviglia, sono ruzzolato giù dalle scale, mi sento male, voi cosa fate? Lo portate al pronto soccorso. Prego, raccontare l'episodio della caviglia che sembrava rotta. Andavo, come dire, l'ambiente è proprio, sono stata dalle suore, sì, sono cresciuto, sono stato educato dalle suore e poi sono, sì, andato... andavo al Duomo, all'Azione Cattolica, e un bambino dell'Azione Cattolica, noi avevamo una scala ripidissima, ha pensato di spingermi giù dalle scale. Sono ruzzolato giù per le scale, mi sembrava che di non essermi fatto niente, invece mi ero lussato una caviglia che nel frattempo non mi dava nessun problema. Invece la notte si è svegliata e mi faceva un male. Ho, sì, detto... Erano quasi le 3:30 di notte e mio padre dice: non si può chiamare l'ambulanza per una caviglia. Non c'erano i tassi a quell'ora. L'unica cosa che è passata è stata una carrozzella a cavallo. Mio padre mi ha caricato con tutto, mi fa male, sopra la carrozzella. Non abbiamo fatto nemmeno 300 metri che si è azzoppato il cavallo. Cioè, il cavallo è scivolato su una... Fa ridere, e lo so, fa ridere pure il cavallo azzoppato, perché il cavallo è rimasto per terra, il cocchiere ha detto: io mi devo occupare del mio cavallo, mio padre mi si è caricato addosso e siamo riusciti ad arrivare come i propri disperati fuori a questo ospedale, e abbiamo bussato e l'unico che ci ha aperto dopo mezz'ora è stata una suora che stava facendo le medicazioni, sì, a quelli, certo, durante la notte, la quale ci ha aperto, ha fatto solo a tempo a vederci, è scivolata su una... È volata all'aria con tutte le medicazioni, con tutte le cose, per cui abbiamo lasciato il cavallo dietro e la monaca mezza morta per terra, con tutto il sangue che le scioglieva dal naso, così... Per cui dice: non dovete venire qua, il pronto soccorso è dall'altro lato... Hanno aperto una porta per farci entrare verso il pronto soccorso, dietro c'era l'unico medico che ci poteva, il quale ha avuto questa portellata in faccia, ed è, lo so, fa ridere. No, aiuto, aiuto. È andato knockout e non ci parlava nessuno, perché chiaramente l'unico medico di turno che viene colpito come da un cazzotto di Cassius Clay è andato per terra, per cui è arrivato proprio, sai, un infermiere pigliato da qualche parte, così ha detto: ma che c'hai, ti fa male? Sì, un po', ma lo puoi mettere il piede per terra? Sì, andatevene. Cioè, quindi abbiamo fatto una strage e non siamo nemmeno stati, come dire, ce ne siamo tornati a casa così come stavamo, tanto valeva che io stavo là. Che si rimanere a casa con, esatto, un po' di però ghiaccio. Camminavamo proprio sui cadaveri, capisce? Questo è Io, Napoli e tu. Questa è l'Arena. Scusate, ma... Io sapevo che sarebbe successo e perdonatemi. Non lo so però se con gli altri intervisti così, devo dire la verità. Noi ci conosciamo da un sacco di tempo, sì. Per me è stato, lo sai, una grande felicità poter venire di nuovo, grazie, ad avere a che grazie, fare con bello. Una persona, come dire, come te, che oltre al di là del lavoro è una persona di una qualità proprio umana particolare. Quindi sono venuto volentieri. Sì, adesso mi fai piangere, non da ridere però, eh.
Adesso mi fai commuovere. Però io la vedo la trasmissione e non mi pare che gli altri vengano intervistati in questo modo, lo voglio dire. No, gli altri non vengono intervistati in questo modo, ma abbiate pazienza. Gli altri non raccontano cose così alla Lello Arena, che poi è Lello Arena quello vero. Hanno avuto un'infanzia più felice della mia. E aspettate, non è tutto, perché chiaramente noi siamo andati a cercare anche... Cosa volete? Anche la pagina che è quella di ogni bambino. Dici, che cosa vuoi fare? Tu da bambino l'hai fatto il chierichetto? Sì, l'ho fatto il chierichetto. Tu l'hai fatto il chierichetto? Ci ho provato, non è che... Ci ho provato perché appunto tu esci dalle suore, la proiezione immediata è che tu fai il prete, perché ci portavano sempre al seminario, giustamente. Sì. Abbiamo investito in questi ragazzi, li abbiamo giustamente ben formati, vorremmo che fossero i nostri sacerdoti, così. Ma quelli che non ci riuscivano dovevano perlomeno fare i chierichetti. Uh-huh. E ci ho provato, perché sì. Come dire, non è che mi sono tirato indietro. No. E alla prima chiesa dove sono andato, era una bellissima chiesa di Napoli, dove c'era un antichissimo ostensorio del 1700, poi vi spiego perché, che era prezioso, e lì c'erano le suore, quelle di clausura. Mm-hmm. Poi praticamente sono andato lì e il privilegio che aveva il chierichetto che arrivava per la prima volta era quello di aiutare il parroco a prendere questo ostensorio e a portarlo giù nel luogo dove veniva più custodito in sicurezza. Quando mi sono messo la cotta, il vestito da chierichetto, mi sono accorto che era 20 centimetri più lungo, sono andato alla grata, perché le suore di clausura non si possono vedere, e quindi sono andato a dire, per favore levatemi questi 20 centimetri, se no... Alla fine si è aperta una cosa e ho messo questa cotta là dietro, e sperando che succedesse il miracolo. All'ultimo momento, sai, quando c'è stato... Vieni. Mi hanno ridato questa cotta, me la sono messa e mi sono accorto che era uguale a prima, cioè la monaca non aveva fatto niente. Allora, erano tutti i fedeli che aspettano, saliamo verso l'ostensorio, i fiori, i petali di fiori, così, mi danno questo ostensorio in mano del 1700, non ho fatto nemmeno un passo che la cotta mi si è avvolta sotto i piedi. No, ma non è possibile, volato di sotto... con l'ostensorio che si faceva in 2000 pezzi, gli angioletti, così. Quando fa il chierichetto un ragazzo come Lello Arena e poi... Può finire lì? No, 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 assolutamente. E dà fuoco. Non era colpa mia. Mezzanotte, messa di Natale. Alla messa di Natale si mangia prima, alla vigilia uno si abbuffa di roba a Napoli, poi... è un problema, ti danno da mangiare qualunque cosa, sembra che non devi campare più, pare che quello è l'ultimo pranzo della tua vita, che devi mangiare tutto quello che puoi mangiare. M'hanno accolto a fare il chierichetto, però dandomi un ruolo marginale, stavo a un lato dell'altare con una candela in mano, il parroco ha cominciato a fare la predica, il mangiare, mezzanotte passata, il parroco che non è che ci avesse un tono di voce particolarmente festoso... Mi sono appisolato e non mi sono accorto che con la punta della candela gli ho dato fuoco. Allora mi sono risvegliato col parroco che strillava come un pazzo e io ho provato a spegnerlo con l'acqua santa. Ma Lello, ma ti prego, ma dai! L'acqua è santa, ma sembra acqua era, no? E ho provato a spegnerlo così, ma l'unico modo che abbiamo finalmente escogitato è stato di avvolgerlo nella passatoia centrale. L'abbiamo avvolto nel tappeto centrale e alla fine sembrava un sigaro, perché c'aveva la testa tutta rossa, fumante, così. Io chiedo aiuto, no. Chiedo ufficialmente aiuto, non è possibile. Ma io non mi sono arreso, però. Sono andato al Duomo proprio, alla centrale, ho detto, scusate, io ho fatto il chierichetto in queste altre due chiese, vorrei venire qua. Non gli ho raccontato, ovviamente, dei disastri. La tua fama ti precedeva. Esatto. E sono arrivato in un momento buono, perché il sindaco, quella volta, aveva deciso di venire a fare il battesimo della sua figlia nel Duomo. Mentre stavo là, sono arrivato il sindaco con la moglie, con tutti i fotografi che hanno cominciato con i flash, tutto dentro agli occhi miei, non vedevo più niente, cioè stavo vicino al fondo battesimale. Il sindaco è arrivato e ha pensato che, siccome stavo vicino al fondo battesimale,
dovessi tenere io la bambina in braccio. So, no, io, sento già il coro dei no. C'hanno ragione. Perché io lo capisco, dice uno, nei giorni di festa cerca di fare le cose belle, dico, ma le fasce della bambina, ma proprio di seta uno le no, deve Lello, fare. No, non me lo dire, no, ho no. stretto la bambina per paura che mi cadesse nell'acqua e la bambina ha fatto effetto banana. E andava a finire dentro al fondo battesimale. I bambini nuotano, lo sai, non è che è una cosa istintiva. E quindi mentre io ho visto la bambina che nuotava e per uscirmi ho detto miracolo, miracolo. No, va bene, attenzione, attenzione, attenzione. Non diremo di più perché questo lo dovete leggere e lo dovete cercare ogni volta che Lello Arena... Sì, è scritto meglio poi ovviamente. No, ogni volta che Lello Arena dice di sé io mi sento più lievito che farina. Guardate, è una frase bellissima perché il lievito... non si vede, ma senza il lievito la farina non diventerebbe pane. Tu dici nel mio lavoro, nel modo di raccontare il teatro, di essere attore, io preferisco essere quello che insegna agli altri, però quando poi ti si vede sul palco, in miseria e nobiltà, questo fatemelo dire, da domani 20 dicembre fino al 5 gennaio in scena a Napoli al San Ferdinando, il teatro di Edoardo De Filippo con la regia di Luciano Melchionna. Io l'ho visto al teatro a Roma e Miseria e nobiltà di Lello Arena è da non perdere neanche per un respiro, perché è un capolavoro nel capolavoro e lo rende così quel signore che è il lievito di bontà del teatro e dello spettacolo fatto veramente per bene. Questo detto è così devo solo morire, diciamo. Ma cosa dici? Ma no, per favore, no, fermiamoci. No, no. Ma non si può dire di meglio, sembra una lapide, sembra. Lello Arena, non sono mi dire io, sembra una io. Lapide. Sembra perché? Una lapide? No. Me lo voglio far scrivere, se mi consenti. No. Lascerò detto che voglio le parole di Paola sulla mia tomba. Possiamo alzarci tutti in piedi, Lello sì, Arena? Sì, anch'io. Tutti in piedi, grazie Lello, grazie. Grazie tante. Grazie. Ci vediamo tra un attimo, andiamo ci vediamo auguri, tra un attimo. No, beh, vabbè. No.